Bentrovati, l'ospite di questa puntata di persone è un viso noto, noto almeno a tutte le persone che seguono eh, come si chiamano quelle trasmissioni Giovanni? Eh, trasmissione... Chef, culinari, sì, culinarie, chef, eh, ci stanno dei nomi specifici, programmi straordinari ormai. Senti, ma perché si chiama Giovanni Mariconda, ve lo presento così, ma mh, tantissimi di voi lo conoscono, ma perché tutta questa passione per la cucina oggi? Eh? Non soltanto a guardare, a seguire le, le, le ricette, i piatti tipici, ma anche proprio a misurarsi. Ecco, ci sta questa tendenza a misurarsi con la cucina. Gente eh sì, perché che mai... perché il fatto che ci sia data questa importanza anche grazie ai media che, che spingono su, cosa, sul, su questo tema, allora tante persone a casa con la passione, poi si è sempre cucinato, si è cucinato da, da sempre, e quindi magari mh, per una partita, per un compleanno qualcuno a casa si diletta a fare il piatto. Il piatto della serata, il piatto della giornata diciamo. Cioè, poi, un... poi ci arriviamo, noi ci arriviamo, sì. ma giusto per anticipare, per chi non dovesse saperlo, ma Giovanni Mariconda eh, così, ha attratto l'attenzione di eh, riviste specializzate in, eh, in arte culinaria, appunto, eh, riviste come eh, Gambero Rosso, Slow Food, Espresso, Veronelli, Touring Club è stato ospite della Rai, ospite di Canale 5, insomma una vita molto molto intensa e tutto questo parte da Santa Lucia di Serino. Sì, Santa Lucia di Serino, io sono nato a Santa Lucia di Serino e non possiamo poco da dire San... quanti anni c'hai, no? 47, 47, anni, 47, sono del 1972, mm. del segno dei pesci. Ecco, questa storia del segno dei pesci, mi è, scritto, è la prima volta che mi capita, io di queste puntate di persone ne avrò fatte un centinaio ormai, no? È la prima volta che mi capita che negli appunti che chiedo sempre, per, per conoscere un po' il personaggio, mi arriva segno dei pesci. Eh. Sì, perché mh, ho cucinato. Come te è venuto? Perché ho cucinato. È venuto? Nato una... il 1900, segno dei pesci perché? Allora, un po' perché tutti i personaggi vengono a dire è nato sotto il segno dei pesci, nasce sotto il segno dei quindi quindi io, questa cosa mi chiedevo perché tutti dicevano questa cosa. Ma questa cosa dei pesci ha avuto un'influenza particolare su di te, no? Sì, ha avuto un'influenza particolare perché poi io sono un tipo molto curioso. Ecco perché, poi faccio anche il cuoco, nonostante che non ho studiato da cuoco. E quindi, la mia curiosità mi ha, mi ha spinto ad andare a vedere che, che significava nascere sotto il segno dei pesci. E diciamo che ehm, sommariamente il, il segno dei pesci rispecchia un po' me. So, sono un po', ho un po' una doppia personalità, poi, comunque, i pesci sono abbastanza grandi. Tutti i gemelli? Creative, ero quindi, convinto quindi... che i gemelli avessero. No, male, è io... perché sono due gemelli, ma pure i pesci sono due, infatti. Ah. Ah, quindi stiamo là, stiamo, stiamo là. Senti, parliamo un, attimo, parliamo un attimo prima della tua famiglia, eh, se no ci scordiamo e faremo una grande offesa eh, a tua moglie, alle tue bambine. Poi si sente. Che ai, tuoi, giustamente, giustamente, giustamente chi li sente. Allora, tua, moglie, tua moglie, si chiama Lucia ed è un'insegnante. Sì. Senti, tua moglie ti sopporta? No, veramente. Nel senso che tu sei no, pesante? No, veramente. Io so che pri, prima eri... Fino a, qualche, fino a due anni fa, credo, no? ben eh, 140 kg, sì, pesante, chili. pesante. Come hai fatto a proposito? Ho atti i turni, quando è... andavo a scuola avevo sempre in bordo eh, perché non potevo e tutte queste cose senti, qua. Come hai fatto? Questo è un argomento che interessa moltissimo tutti, non soltanto i nostri telespettatori. No? E io pure tengo 4-5 kg in più, ma tu ne avevi 45-50 sì, 40, kg 40 in più. 40 kg in più, sì. Ok, ok. Sì. Quindi, okay. Come hai fatto in due anni a perdere ben 47 kg, tengo appuntato, 47 kg in due anni? E, niente, che cos'è? Io dico a, a chi me lo chiede, come in questo caso a te, dico che bisogna essere spinti da, da, una, da un qualcosa. Non è il fatto che devi mettere la maglietta più aderente o il giubbino, devi avere paura. E la paura deve essere una paura seria, non dovuta alla pressione alta, al colesterolo, perché là con la pillola tu, tu la parli. Ma che paura hai avuto? E questo è interessante questo. È interessante. E, che diciamo che ehm, io da dieci anni sono papà di due gemelle, di Gioele e Greta. E quindi i pensieri cambiano da quando hanno i figli a quando poi ti arrivano, ti arrivano i figli. E quindi la preoccupazione per poter eh, assolvere al pieno questo mio compito, quindi da genitore, per poterle assistere. Eh, a questo campanello di allarme che è un problema di salute abbastanza importante mi ha fatto sì che dare attenzione a, a ciò sì, che mangi scusami Giovanni se ho capito bene no? tu a un certo punto quando pesavi ben 140 kg erano tanti cioè Confermiamo, 140 kg e avevi già queste due splendide bambine hanno 10 anni le due gemelle sì. poi magari mi dici anche perché si chiamano così ma tu a un certo punto hai detto, hai pensato una responsabilità di genitore non posso consentirmi il lusso di avere un malanno, di, di passare un guaio come si dice con la salute cioè di rimetterci là, è stata questa la paura forte che ti ha indotto a, a fare il resto? Sì, sì questo è il è la scintilla, questa che, è la scintilla. Già che il tuo mestiere, la tua professione, sei un professionista della cucina, un grande professionista, anche senza aver frequentato le scuole di cuoco, questo è molto bello. No? Sì, sì, sì. Poi me la devi spiegare, ma eh, diventa un po' più difficile no? eh, stare attenti ai cibi, a dimagrire, perdere 40 kg stando in cucina, facendo il cuoco, è un po' complicato o no? È stato un sacrificio Giovanni? No, questo è un po' un controsenso perché di regola chi cucina dovrebbe sapere cosa mangiare. E diciamo che il famoso, la persona che tiene i chile chiù, claudia uno chiatto, è perché mangia male. Mangerà anche tanto, ma soprattutto mangia male quindi so, io per esempio io ero abituato che quando finivo il lavoro quindi ti trovavi con i colleghi la sera in quel momento scaricavi tutto quindi partivi dalle patatine, la Coca Cola, il cornetto quello che ti trovavi e quella era tutta roba che mm, non serviva perché è la cosa che posso serve. dire se devo dire a chi che eh, si chiede come mai io non ho mai mangiato tanto quando ho mangiato quando seguivo questo regime Alimentare. Bene, quindi Giovanni, non, cerchiamo di non proibirci proprio tutto, l'importante è essere abbastanza così calibrati. Senti, sì, ma ripartiamo proprio da qui per vedere ma questa tua passione per, per la cucina, per l'arte culinaria, come nasce. Se mi consenti, eh, c'è un episodio che forse in qualche modo rappresenta un po' lo spartiacque. No? Eh, 1980: terremoto in pieni in Campania e Basilicata. Tu avevi otto anni 8 e anni, con sì. la famiglia con uh, tuo papà e con uh, tua madre perché tuo padre è mio il mio padre primo. Resto, resto qui a dare ah, resto forte eh, tua mamma sopposti. invece che è calabrese eh. come si chiama quel paese di tua mamma si chiama Terrati, Terrati. Ecco, è una frazione di lago cioè vi trasferite in questa frazioncina e lì comincia qualche cosa anche se avevi soltanto otto anni ma lì comincia qualche cosa in te eh? Forse non so, gli odori, i profumi, i profumi sì, della Calabria sì, dove si mangia bene. Questa che l'hai detto, comunque mi sono mm. un po' la pelle. E anche, ancora oggi, se vai atterrati, tu senti il profumo del fieno, senti eh, le cicale del comunque, comunque è, è Calabria. E lì con, con mia nonna, come tutti i nonni con i nipotini, stanno attenti, Quindi eh, la merenda la mattina, che la merenda la mattina era pane, provolone, e magari melanzane sott'olio. E la cosa bella è che eravamo un'unica classe, cioè dalla prima alla quinta tutti insieme, e all'ora di merenda anche la maestra teneva amarene, i felli di pane, diciamo. E poi, che ne so, in Calabria ricordo, il, io lo chiamavo il pane con l'uovo perché lo vedevo giallo, quello invece era pane di Gran Turco, che si cucinava nei forni, che non stavano in casa, ma stavano, stavano in campagna, la, con mia nonna ho raccolto i ceci, eh, siamo, andati al, siamo andati al frantoio. Quindi, ehm, questi profumi mi sono ritornati. È come avere un programma immagazzinato che io nel momento in cui sono entrato in cucina, eh, perché io non ho studiato da cuoco, io facevo altro. Diciamo che è un po' preceduto a Zalone, cercavo il posto fisso. <ride> e tutti in maniera, No, non ci hanno fatto, hanno fatto cuoco. Certo, certo. Senti, a proposito del, del, del posto fisso, no? Intanto ricordiamo tuo papà, come si chiama tuo papà? Il mio papà si chiama Mariconda Carmine. Carmine ha 72 anni, tua mamma, eh, abbiamo detto, è calabrese sì. e si chiama Giuditta. Giuditta, sì. sì. Giuditta. Senti, a proposito del posto fisso, eh, prima di arrivare al posto fisso però tu fai altre cose. Intanto finisce la vacanza, tra virgolette, in questo paesino della Calabria. una vacanza. A proposito di vacanze, io ci tornavo ogni 16 di luglio perché lì si festeggiava Santa Marina. Ah, beh, come io dicevo, una vacanza indotta, indotta eh. purtroppo dal terremoto, dalla necessità. Poi torni a Santa Lucia di Serino, a Serino, sì, 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 sì. a Serino per non far arrabbiare tua moglie, diciamo no. Serino. Serino. Stanno tornando a Santa Lucia, sì. mo a Serino. <ride> certo. E cominci a lavorare, vai a scuola, però cominci a lavorare. Che scuola hai fatto? Hai fatto la ragioneria? Io ho fatto la ragioneria, Luigi Il, a Luigi Amabile. A Luigi Amabile, però cominci anche a lavorare. Comincio Devo a lavorare bene. per due motivi, uno perché aiutavo i miei genitori in campagna, nei campi, nei campi ho fatto di tutto, <ride> mettere il grano, i fagioli, scavare le patate addirittura con la zappa e comincio a lavorare nel mondo della gastronomia nel ristorante del paesino che si chiamava La Campagnola. La Campagnola. E Possiamo andavo... fare la pubblicità. ci sta ancora questo ristorante? Eh, sì, non è pubblicità, perché comunque Ma... è il posto del paese dove tutti si gestivano bar e stavo... cerchiamo eh, la campagnola. Piccoli, cioè. Non ci interessa, non eh. la facciamo volentieri. Eh. Eh, e io decisi di andare a lavorare il sabato e la domenica per non dire campagna. Ah, ecco, eh, ecco. quindi non era tanto l'amore per la cucina, era per non andare eh, in perché campagna. Perché poi di quei tempi comunque le famose paghette erano molto più ristrette, quindi avere un supplemento alla paghetta faceva, faceva sempre tanto comodo. Ecco però a mano a mano che passano gli anni quando sei un giovanotto ti dedichi a un'altra cosa, completamente un altro mestiere. Eh? eh sì, mi dedico a un altro mestiere, sempre spinto dal fatto di, di arrotondare, nella, nella famosa ricerca del posto fisso. Eh, mi sono occupato anche di, di discoteca, di discoteca eh. Eh, sì, perché in quegli anni erano gli anni delle discoteche. Un po' prima erano gli anni dei, dei gruppi musicali. Infatti, che ne so, il cantante dei Cugini di Campagna era, era di Avenire, di Aiello, il classe cioè, inglese. tu, scrivi che poi il 1991, scrivi in questi appunti: è l'anno delle conquiste. E al primo posto, adesso facciamo arrabbiare un po' a tua moglie. No? Eh. Al primo posto metti la conquista della maturità, sì, sì. della maturità eh, scolastica, naturalmente la ragioneria, e poi metti la conquista di tua moglie. Ma solo perché è successo la maturità a ah. giugno e con, eh, con lei, diciamo, mi sono fidanzato. Lei non vuole sentire la data, ero primo novembre. Eh beh, 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 eh, beh la data, è buona bella data, tutti i eh. santi, ci mancherebbe altro perché sì. no. Dal, il primo di novembre e <ride> diciamo... Il famoso posto Galeotto in, in, per alcuni è stato il libro, per me è stata la, la discoteca che all'epoca non c'è più, lo possiamo dire, all'epoca a all Strino c'era il Magic House. Sì. E, e stavamo lì quella serata, appunto, perché si, era la festa di compleanno di una nostra amica e noi ci siamo. Certo, quindi prima e unica fidanzata, Lucia? No. C'era dire... stata qualcosina. Diciamo che adesso con lei sto dal 91 fino ad oggi. Quindi ininterrottamente. Sì, 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 mi hanno già avviato il processo di beatificazione Ma per me, eh. senza, senza mai interrompere, senza storie parallele, niente. No, storie parallele, no, no, soltanto una piccola, una piccola interruzione. Ah, 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 lo sa Lucia? Una lo piccola sa. interruzione, però non, non eh, per, per, ah. per, per accordo. È stato dato precisamente, me lo ricordo ancora. Dal, mese, dal, 4 di, eh, dal giorno di San Francesco fino al 26 di dicembre. Nello stesso anno, quindi pochi mesi. Ah, quindi una cosina così proprio, sì. eh? Che poi non, non eravamo ufficial, ufficialmente fidanzati, ma comunque mm. l'accompagnava a scuola, comunque ci vedevamo, quindi era... Bene, 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 ho messo un po', ecco, sono, sono entrato come un elefante nella eh, vetrina della tua famiglia. Ecco, mi faccio indietro. Senti, invece arriviamo al 1993, perché è una data importante? Perché nel 1993 tu vai a fare il servizio militare e ti capita una cosa che è un altro contributo? Ecco, prima abbiamo i profumi, i sapori della Calabria da bambino, poi nel 1993 servizio militare, ti capita così per caso di fare cosa? Sì, io nel 1993 eh, presto il servizio militare a Civitavecchia, arrivo lì in mese di agosto e si sentiva parlare che c'era un cambiamento, si passava da, da reggimento, non, non mi ricordo nemmeno come. E loro mi chiedono cosa io avevo fatto nella vita. E io dissi: Io ho fatto delle feste, perché appunto già lavoravo un po' nelle discoteche del posto, mm. e ho fatto il cameriere. E quindi mi viene assegnato il compito da. Si chiama incarico 16, se non mi vado errato. Mm. E che cos'era questo incarico 16? Cameriere della mensa ufficiale. E siccome ci fu questo avvicendamento di comandanti, arrivò il comandante da Bassano del Gappa, me lo ricordo ancora, Paolo Carosella. E io, essendo l'ultimo arrivato, mi toccò di diventare il suo cameriere, perché comunque lui aveva orari più, più particolari, quindi io dovevo essere disponibile, quindi a me mi hanno dato sto compito. E lì che succede? Succede che nel, nell'esercito c'è una. chi, chi diciamo che sbaglia a fare un documento deve pagare ai colleghi, mm. e quindi anche gli ufficiali che sbagliavano dovevano pagare qualcosa al comandante. E pagavano in. Pagavano in, in vino e in liquore. Ah, in, in vini pregiati, eh? eh sì, in vini pregiati, perché giustamente lo comandante fa bella figura. Certo. E adesso ricordo delle etichette, che ne so, etichette bianche e nere, etichette con. cioè, che sono tutte etichette importanti. E ricordo la prima bottiglia, perché noi qui dalle nostre parti c'era il tappo quello a corona che si svitava tipo quello di plastica dello, dello spumante, e mi dietro il tirabuchon quello col verme centrale, senza le ali che si abbassava. Perché io non sapevo come funzionava, l'ho dovuto tirare a braccio. però Naturalmente, non potevo fare vedere che era imbarazzato e cose, quindi fece uno sforzo. c'è cacciato una fiorella davanti al comandante. No, non, so, però però non fatto, se ne è acc se accorto, fatto, forse comunque? se ne sarà accorto che ne ero però, lì, comunque. Eh, però lì in quella, in quella circostanza eh, hai cominciato ad arricchire il tuo bagaglio, avendo confidenza con questi vini pregiati. Sì, avendo confidenza eh, con questi vini, e poi soprattutto ricordi il particolare che noi, a fine, a fine, verso il mese di giugno il comandante organizzò la festa dei suoi colleghi, dei suoi compagni di pari corso della scuola di guerra e noi organizzammo una cena dove io ebbe il compito di reclutare tutte le persone che facevano parte, eh, che avevano a che fare con la cucina, per preparare questa cena per gli ufficiali. E tra questi poi mi sono ritrovato dei, dei, dei ragazzi che adesso fanno, eh, fanno i cuochi, Pensavo anche il... Ehm, occupano anche posti importanti di questi, per esempio, ah, certo. ecco qua: Donato Episcopo. Io mi sono ritrovato Donato Episcopo quando aprì un ristorante qui in Irpigna. Adesso, Donato Episcopo è un cuoco stellato. Lui ha lavorato con me. Abbiamo cominciato insieme il pesce per il comandante. Sì, questa accadeva. Ho sbagliato io una data. questo accadeva nel 1992 il servizio militare. 1993 vai a lavorare. Ti capita di lavorare sull'Achille Lauro a fare l'animatore, e lì chi conosci? Beh, no, non è sbagliato tanto, perché comunque 92, il quarto eh, 92 siamo. finisco il militare nel 93 e nel 93 parto eh, per un'esperienza che ricordo ancora tanto, anche soprattutto per quanto riguarda il dettaglio, le differenze, tra, vado sull'Achille Lauro a fare le crociere per il Mediterraneo. Mi occupavo di Stage Mellie e conosco Alessandro Bor Borghese, che attualmente cuoco. Che però all'epoca non faceva l'animatore. Come io mi occupavo di animazione, mettevi in luci la musica per spettacolo. E poi di Alessandro Borghese tu hai saputo tutta la bella carriera che ha fatto soltanto dopo. Eh? Sì, sì, si, ma tu me ricordavi come. Io, io già ne sentivo parlare, me ne sono soltanto accorto quando hanno detto che, che era il figlio di Barbara Boucher e lui è rimasto sulla nave perché era venuto in crociera con la mamma, gli piacque quell'ambiente e il resto lì. Poi, alla fine, che succede? Che cosa succede? Che in te vince, vince in qualche modo Che Zalone, no? che hai nominato prima, eh perché sì. il posto fisso proprio lo vuoi e quindi fai un concorso alle poste. Entri alle poste e dove ti mandano? A Lecco, ecco. precisamente a Colico. Ti mandano a Lecco. Però a Lecco, ecco, questi sono passaggi importanti, perciò lo raccontiamo così, in maniera molto, molto cronachistica. A Lecco, tu hai bisogno di guadagnare un po' di soldini, perché non si campava tanto facilmente con lo stipendiuccio di impiegato postale, no? E quindi di giorno lavoravi alle poste e di sera. Sì, di sera andavo ad aiutare la locanda che stava sotto, sotto casa, che si chiamava La Colomba. La Colomba. La Colomba, che si vedeva da lì, si vedeva il lago. Però a parte i soldi che comunque sono sfera fondamentale, io ero attratto sempre dalle, dalle tradizioni, dalle, dal cibo. Infatti il mio collega postino... Lo vedevo, che lui scappava sempre gli e scusa, Ma tu a dove vai? E lui produceva formaggi, lui produceva tome, cioè aveva, aveva, aveva il bestiame. E quindi a lui non gli ho detto fammi vedere come si fa il postino, gli ho detto fammi vedere, portami a vedere come fa il formaggio. Quindi dall'arpeggio a mungere a come si cagliava, certo. a come si conservava. Ma a quel punto Giovanni, però, a quel punto Giovanni Mariconda dice: Ma insomma, io impiegato posto c'è cioè questa vita così statica, cioè a lecco, e qui ti gira e torni sì, da queste eh, parti. Torno anche perché. Se io voleva trovare un nuovo posto, volevo voleva, perché comunque era, erano quei famosi contratti a termine. Quindi sì. mi ricordo ancora la lettera che mi arrivò, lei da oggi non ha più niente a che fare con l'ente le Posti dell'Anzio. Ah, Guarda. quindi era un contratto a termine. Sì, i famosi periodi, ho fatto, fatto sei, quattro eh, mesi eh, di estate. E ti viene, ti viene il pensiero di metterti in proprio e che cosa, che cosa nasce dalle nostre parti a, a Santa Lucia? O no, a no, Sarina? nasce a Santo Stefano del a Sole. A Santo Stefano del Sole nasce? Nasce un posto che si chiama Taberna Vulgi. Taberna Vulgi che poi è il tuo posto, no? il tuo eh, posto di ristorazione che sì, ti ha fatto. Sì, l'ho ottenuto conoscere. fino al 2013 mm. e, mh, Taverna Vulgi, diventa Taverna Vulgi. Se ne interessano tutte le cioè tutte le guide, la carta stampata, facciamo tante belle cose, anche godiovato da tanti personaggi che ne so, cito qualcuno che chiama il direttore Walter Bellucci che ha passato di, di che lui veniva a mangiare da me eh, che ne so, gli incontri con eh, da me è stato anche Luigi Veronelli a mangiare. Luigi Veronelli? Veronelli ma cioè, ma tutte queste eh, riviste specialistiche, specializzate comunque eh, si interessano a quello interessano che io facevo, sì. a quello che tu facevi, l'abbiamo già detto prima, lo ripetiamo Gambero Rosso, Slow Food, Espresso Veronelli, Touring Club e poi Rai 1. Ecco, l'approdo al Rai 1 chi c'era in quel periodo? C'era Cucuzza, la Vittoria? Sì, c'era Cucuzza, Cucuzza, la, Cucuzza. la in Diretta, eh. sì, sì, sì. sì. E perché un giorno, cioè, all'epoca c'era un, un giornalista eh, che si occupava di cucina su una testata, eh, Antonio Fiore, Antonio e lui Fiore, senti... aspetta, fatti interrompere, sì, sì, sì. Eh, Antonio Fiore non è un giornalista così, Antonio Fiore, eh, col quale abbiamo lavorato insieme per un bel po' di anni. Sono tanti amici, non ho detto, Antonio per fare Fiore... una pubblicità. È un professionista straordinario, oggi è notista del Corriere del, del, del Mezzogiorno, bravo, 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 una penna eccellente, eccellente. E lui prestava la sua penna tutti i sabati a scrivere di, di cucina, Su un, um, se mi sembra rubino, si chiamava a tavola, lui, lui metteva i fiori come punteggio, e nessuno sapeva chi era, lui quando faceva le foto ufficiali si metteva la maschera e mi fa un articolo. Il lunedì mi squilla il telefonino, anzi mi chiama mia sorella. Mi dice: Guarda che hanno chiamato al ristorante Rai 1. Dice: Vabbè, c'è lascia stare. Chi chiama Rai 1. Per fare uno, che, che uno scherzo. Dice: eh. eh. cioè, No, quindi mi ha dato pure il numero. Io provai a chiamare e dall'altra parte c'era una ragazza. Sì, sì, io ho letto l'articolo. C'era cioè una ragazza, giornalista, che era Monica Matano. E io gli fece anche pure un po' lo spacchioso. E dice: No, vabbè, ma io poi non è che posso perdere. E questo disse: Sì, sì, no, no. Quando tu mi dici. E mi ritrovai a fare a parlare di me, della mia taberna Vulgi e della mia terra, quindi de, de, de dell'Irpinia, alla vita in diretta con Michele Cucuzzi, un servizio per Giovanni Mariconde di taberna Vulgi. Penso un po', penso un po'. Dopo anche a Canale 5, a sì, gusto, ho fatto gusto, gusto sì. ho fatto gusto la rubrica del, del TG5, e ho fatto il pranzo di Natale, il casatiello e Lagnala alla pasqualina. Perfetto, ma poiché tu sei abbastanza irrepieto no, da quello che ho capito, eh, c'è cioè questa irrepietezza in te, no, innata probabilmente, Chiaramente non ti accontenti di stare qua, e ogni tanto prendi il volo e te ne vai. Dove, sempre naturalmente, a, ad esportare la cucina italiana e quella irpina in modo particolare, una no? delle tue specialità irpine. Sì, la mia, la mia, il mio coso, io avevo, avevo uno, uno slogan, eh, visto anche un po' il mio carattere, perché tutti quanti dicono che. cioè tutti, Io sono burbero, lo dico, sono burbero. Ok, mm. perfetto, quindi sono burbero. Ma a capo, non dando mai più, e so cucinare altro no, no, non faccio di male. Se Oggi sembri un... un po' più burbero. Ma prima, no, a 140 kg era ancora più burbero. Ma no, non eri burbero. Su, ah, facci venire l'appetito che ti guardavi. Il eh. dottor Ercolino mi chiamava. Orso travestito da Istrice cioè, o al contrario, una cosa del genere, <ride> non è proprio un complimento. Eh, quindi all lo dice come porti all'estero, dove vai? A New York al Santo Domenico. A San, Domingo a San di Domenico New di New York, sì, di, di Tony May, vado con, eh, con l'Ersac, uh -huh. poi eh, in Finlandia con la nazionale italiana di atletica. Sì, con la nazionale che eh. ho fatto d'estate quando hanno fatto i campi di atletica con, con l'ICE istituto Commercio Est in Cina. Est, che poi sia anche in Finlandia, mm, che questa poi esperienza Finlandia. si ripete anche in Cina, Pechino e Hong Kong. Pechino e Hong Kong. Senti, tutte queste trasferte all'estero, no? quando hai presentato, ci devi dire la verità, quando hai presentato il eh, piatto italiano, lo sappiamo, no? la cucina italiana è apprezzata in tutto il mondo, però tu hai portato la cucina italiana, ma dell'Irpinia, le, sì, cose, tue, proprio le cose tue, questi sapori tuoi, i profumi che eh, ti ricordano appunto la Calabria, ti ricordano le nostre zone, come è, com è stata accolta da quelle parti? È stata accolta, stata accolta <coughs> bene, soprattutto uno dei piatti che eh, fa parte soltanto di, di, di prodotti <ride> nostri. Io, Taberna Vugia è stata famosa per la maialata, che cos'è la maialata? Ecco, la, la maialata, è sono curioso. Nacque così per, appunto, per dire qualcosa a tavola quando raccontavi tu dicevi, la maialata e qualcuno si chiedeva e che cos'è, come la stessa cosa quando io ho, fatto, ho messo l'insegna Taberna Vulgi non c'era scritto niente. Quindi qualcuno dice, che, che è Taberna Vulgi? E allora la maialata che cos'era? Era una bracciola di maiale che veniva panata, tagliata spessa e poi cotta al forno con, con burro e scalogno, quindi un'esplosione di profumi, di sapore, la croccantezza del pane e, e, e l'ho portata in tutto il mondo. Infatti, anche a San Domenico, anche quando poi sono in Italia, loro l'hanno messo in carta e hanno continuato a servirla. Mm. Quindi, poi cambi specialità. A un certo punto, uh, vuoi, vuoi buttarti così in un altro proprio settore della cucina? Il pesce. Sì, come vabbè, ti, come mm, ti viene questa cosa? Allora, I settori nella cucina, cioè, siccome chi sta in cucina deve, deve saper fare deve, tutto. Deve saper eh. fare tutto e mi, mi trovo a cucinare eh, principalmente pesce perché mh, mh, vado a Puntala Puntala, zona balcana in, balneana, Toscana, in Toscana, Toscana famosa per la vela. infatti luna rossa nasce lì nasce lì perché c'era un ristorante che si chiamava Puntaluna la luna era rossa e, e lì ho cucinato pesce a Puntala era questo posto che stava, che stava sul mare un balcone sul mare a a 5, a 5 metri dal mare, e abbiamo cucinato pesce per due anni lì a Puntala. Poi, ancora un ritorno? Poi sono ritornato, e casa del nonno 13. Casa del nonno 13, sono testimone, sì. ve lo consiglio: si mangia benissimo. Casa del nonno Pubblicità, 13 con, del nonno con Raffaele Vitale e tanti amici. Ho fatto un anno in questo ristorante stellato. E poi sono ritornato, sono ritornato ad Avellino, dove abbiamo fatto un progetto di, 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 di 4 anni. Eh, ho scelto di ritornare ad Avellino perché la persona che mi ha proposto, la... che mi ha proposto il progetto mi ha, mi ha colpito, l'ho guardato negli occhi, come vedo anche eh, la nostra sigla parla di occhi, quindi gli occhi parlano senza gli occhi. Io ho un po' gli occhiali così, così sembro un po' califano, però gli occhi comunque. Penso che cercano di. Non sono burberi, non sono burberi, sono proprio gli occhi dubbi, non guagliano. Eh, infatti questa eh. cosa del Burbero, adesso mi sto un po' sfoggendo di mano, tutti ecco. quanti dice che sono cambiato. Allora, non fa vedere che c'è gli occhi buoni, metto gli occhiali eh. e quindi ritorno a Burbero. Quindi una cosa Savastano. Lasciamo li stare. Savastano eccetera vanno bene <ride> i Non in so nemmeno che sia, mi eh. dicono e l'ho ripetuto. Non, non, non ci piacciono, no. a me non piacciono. è eh, Una categoria eh, di vado, umanità che non ci interessa. Senti piuttosto gli occhi di chi erano così? Così, così buoni, ecco, hai guardato questo qua? Di chi, chi era il personaggio? E, che che ne ti ne ha so, convinto a fare. Gli occhi dei, 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 dei produttori, eh, delle persone che. perché gli eh, occhi del produttore, del contadino. dicevi no, ehm, che c'è stata questa persona che ti ha in qualche modo convinto a fare questo progetto di quattro anni? Ah, sì, sì, possiamo mm. anche. Si chiama Claudio Nittolo, mm -hmm. è un imprenditore di Avellino che io lo, con lui mi chiamò a Puntala. Mm. E mi chiese di, di lavorare con lui naturalmente tutti coloro che lo conoscevano gli ho detto guarda che Giovanni è così così così, così. e lui rispose io mi me come lo devo sposare già, già, già sono sposato e quindi io quando veni qua avevo già un altro progetto però trovai lui e mm. mi piacque sì. questa, poi questa hai avuto esperienza. questa esperienza come regista al... che cosa fa il regista? Vabbè, ho, regista, usato, eh. ho usato il termine regista, cioè il regista per, per me è come nel calcio, è quello che porta un po' il segno. Mm, e, mm, anche e io in, cucina, questo, ah. in questo posto nuovo diciamo che tutto ciò che competeva, che era di competenza, eh, dal punto di vista di eh, risto ricettivo, quindi dal... Dalla, dalla sala facevamo anche pizza la pizza lì era tutto, eh, mm. tutto e qui tutto si ripete un po' quello che è accaduto quando sei stata al degusta qui ad Avellino si ripete un po' quello che era accaduto già eh, anni fa anni fa cioè si comincia sì, da interessare si ripete si nuovo. ripete tutto quello naturalmente Ancora in Rai con quelle brave ragazze? Sì, ho fatto così. quelle brave ragazze. Ho presentato la pizza di Anguria. Ah, ah. Ho fatto una, una fetta di Anguria, dove sopra l'ho montato. Ho fatto questo gioco dolce e salato. Eh, poi, come terra di funghi, sono stato a una mattina a fare una trasmissione sui sui funghi e poi eh, che no, anche il buon Antonio Fiore, uno delle ultime, degli ultimi articoli sul Corriere l'ha fatto al De Gusto e poi tutte le carte stampate, che ne so, il De Gusto ha preso i due gamberi per la cucina, due spicchi per la pizza certo, naturalmente insieme a tante persone, mm -hmm. che ne so, eh, Alessio Sesino che anche lui non a caso è un ragazzo calabrese e infatti lui le mani, la farina la usa da da tecnico e da, abbiamo messo insieme questo, questo posto che, che ancora vive e dice la sua. Certo, senti l'ultima domanda, domanda eh, è sulle tue bambine, queste due gemelline che hanno, ricordami, dieci, dieci anni. Gioela. Una si chiama Gioela. Eh, è cioè un nome un po'. Eh, è il femminile di Joele. Di Gioele, perché non... aule lo chiamare così, però eh. si dice che per problemi di sicurezza oggi non si possono usare più questi nomi. Che eh, eh sì, perché se no, se no, bisogna individuare sì, sì, bene sì, maschio, sì. femmina, eccetera. Sì, ma come, come ti è venuto sto nome? Non... E eh, niente, uno l'aveva scelto mia moglie, Greta. Ah, quindi tu per okay, rifarlo. Quindi un eh. lo devo scegliere io, però attenzione, dove piace sempre a mia moglie, perché se le mogli dicono le mogli quando ti fanno la domanda, che ne pensi di questa cosa? Quella non è una domanda. Già è, un sei, è già un'affermazione, bravo. Senni, sì. il rapporto con queste due bambine com'è? Che, che, che cosa le insegni? Eh? Allora, io cerco di trasmettergli tutto ciò che, che ho osservato e che ho visto. Io non l'ho mai lasciato con nessuno, hanno fatto sempre tutto insieme a me. Infatti loro al ristorante, già da quando andavamo in giro, loro ordinavano già dal menù. Non hanno mai mangiato menù da bambini infatti quando vanno ai matrimoni a volte si lamentano perché dice che io lo faccio sedere quei bambini. E niente, io spero di, di trasmettergli, anche non, non so qual è questo mestiere da papà perché tutti quanti cercano di fare, i genitori dice sta a a questo e fatela con chi le medie dei, non hai mai capito come funziona questa cosa, però io cerco di dargli una, una struttura capace di affrontare il mondo e di, affrire, di affrontare la vita e che non è proprio un compito eh no. non è proprio soprattutto un compito vorrei, vorrei insegnarli ad avere il tempo mm. quindi invece nel futuro di Giovanni che ci sta? ecco, cosa vedi nel tuo futuro? Eh, tu hai 47 eh. anni quindi hai un futuro una bella eh prospettiva sì, sicuramente il futuro eh. mi vede sempre lo, il mio futuro, il mio eh. futuro lo vedo in cucina sempre attento e curioso a, a ciò che gira per esempio adesso eh, mi sto dedicando un po' alla, forma, alla formazione di me stesso, ancora, quindi che ne so, ehm, con Carlo Di Cristo eh, sto seguendo di, di, di corsi di panificazione, da, dando importanza a questo prodotto che, cioè, che, che è primario, è cardine, il pane, e dandogli attenzione. Cioè Sempre per migliorare la qualità. Noto quando feci il concorso nei Carabinieri, dovevo fare il tema, e mi dissero. Per superare il tema devi, devi, devi avere un piede ancorato al passato e lo sguardo al futuro. E secondo me è proprio quello, è il, è, il, è il fulcro della vita. Cioè noi non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo e chi siamo. Prendere dal passato e adattarlo e trasformarlo ai tempi nostri. Ecco, volendolo tradurlo però in arte culinaria? Tradizione. La tradizione, quindi tradizione, conservare la tradizione. Tradizione, eh. tradizione, che ne so, la genovese fatta con tecniche e cotture, ma sempre genovese deve essere. Eh, ma mo, smettiamola perché sì. stiamo, a, stiamo eh, registrando eh. ora di pranzo, quindi mh, voglio parlare di queste belle cosucce. Bene, bene, grazie Giovanni per essere stato con noi a persone. Mm, eh. Quando avrai qualche ricetta nuova me la passi sotto banco, ah, giusto così? Sì, sicuramente, sicuramente, Per, per amicizia. Eh, grazie, grazie a voi, grazie a voi e arrivederci con la prossima puntata di Persone. Arrivederci.